Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Oggi ragazzi voglio parlarvi sempre di un fuori di melone nostrano, quindi tutto italiano, che ha colpito in Liguria e nel Basso Piemonte, tra l'ottobre del 1997 e l'aprile del 1998. Non è molto tempo perché Donato Bilancia, ossia il protagonista della nostra storia, ha colpito per solo 6 mesi. Poi, grazie a Dio, è stato catturato. La lista delle vittime di Bilancia è lunga e la cosa più assurda è che le persone colpite da questa tragedia avevano solo una colpa: trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Forse no. Forse Donato Bilancia non ha sempre solo colpito per caso. Forse c'è stato qualcosa dentro Donato Bilancia che è scattato. Ed è questo di cui oggi andremo a parlare in questo video. Donato Bilancia agli inquirenti appare come un uomo di 47 anni, colto, dei modi raffinati e disinvolti, e con principalmente 3 vizi: il lusso, il gioco ed il fumo. Ma la verità è che dietro quella facciata disinvolta e gentile di Donato si nasconde un uomo terribilmente problematico, segnato peraltro da un terribile passato. Come al solito, quindi andiamo con ordine e partiamo dall'infanzia di Donato Bilancia. L'uomo nasce a Potenza il 10 luglio del 1951 e la sua famiglia si può definire come tante altre famiglie degli anni 50. Il padre di Donato, Rocco Bilancia, fa l'impiegato, mentre invece sua madre, Anna Mazzaturo, era una casalinga, esattamente come dettava il protocollo dell'epoca. Donato ha un fratello più grande di lui e arriviamo al 1954, quando Rocco Bilancia, il padre di Donato, chiede un trasferimento al nord. La famiglia Bilancia quindi raccoglie su baracche burattini e parte per Asti, per poi stabilirsi definitivamente a Genova. Siamo al 1956 e Genova è la città in cui Donato cresce. Nel capoluogo ligure, Donato inizia a frequentare le elementari e a casa il rapporto con i genitori va man mano deteriorandosi. Il padre di Donato punisce spesso i figli per motivi insignificanti. Ed è in questo periodo che Donato inizia a dimostrare i primi segni di disagio. Infatti, nella vita di Donato compare l'eneresi notturna. Bagna il letto Donato e questa situazione continua fino alla sua preadolescenza, quindi fino agli 11 anni più o meno. Dovete sapere che per Donato questo problema è stato davvero, davvero traumatico. Perché i genitori, dinanzi alla sua difficoltà, reagiscono in modo del tutto ingiusto, inappropriato, mortificando il piccolo Donato di continuo. Donato racconta che i suoi genitori erano convinti lo facesse apposta. Infatti, il materasso bagnato viene sempre messo in bella giostra su un poggiolo, di modo che tutti i dirimpettai possano vederlo. Bilancia, inoltre, racconta che capitava spesso che di notte si svegliasse e si accorgesse di aver bagnato il letto. E quindi Donato cercava di asciugarlo con il calore del suo corpo, di modo che la madre, la mattina, evitasse di sottoporlo all'ennesima umiliazione. Infatti, in futuro, durante una corrispondenza con uno psichiatra, Donato Bilancia ricorderà questi episodi con enorme dolore. Cito testualmente dalle parole di Donato: "Ricordo che morivo di vergogna. Nell'appartamento di fronte abitava un signore con una o due figlie. Non ricordo con esattezza, ma avevano all'incirca la mia età. Questo lo ricordo bene e questo per me era ancora più insopportabile." Quindi, in qualche modo, Donato da bambino manifesta il suo malessere interiore, ma non viene capito. Il disturbo di Donato non viene solo ignorato, ma anche deriso. Il ragazzino è punito per un suo malessere. E quindi, inevitabilmente, tutti questi eventi ripetuti innestano delle sicurezze nella sua già fragile personalità. Però, l'evento che ha davvero segnato la vita di Donato è accaduta durante le vacanze estive, che solitamente la famiglia Bilancia trascorre a Potenza, a casa della sorella di Rocco, ossia il padre di Donato. In un'occasione, il padre di Donato, Rocco, mentre si doveva andare a letto, ha finto di aiutare suo figlio a svestirsi per poi togliergli del tutto gli indumenti di dosso dinanzi alle sue cugine. Rocco deride il figlio sul fatto che non sia molto dotato. E anche in questo caso, Donato Bilancia ha ammesso: "In quel momento io mi attorcigliavo su me stesso, cadendo in ginocchio sul letto sono morto di vergogna. Questo è stato l'evento che mi ha crocefisso per il resto della mia vita." Per il ragazzo, quindi, è inevitabile covare dentro di sé del rancore e della rabbia nei confronti dei suoi genitori. La verità, però, è che non riesce proprio a esprimerli quei sentimenti. E di conseguenza li accumula dentro di sé, si riempie di questa rabbia. Quindi, per Donato, gli anni delle elementari sono segnati da continue umiliazioni. Però riesce a completare tutte e 5 le classi, ottenendo anche dei buoni voti. Però arrivano le medie per Donato, ed è in questo caso che il suo rendimento
cala, la sua condotta peggiora e piuttosto di interessarsi allo studio o alla scuola, Donato preferisce girare con un gruppo di ragazzacci della zona. Ovviamente queste trasgressioni di Donato sono fatte per tentare di buttar via fuori da dentro di sé quel rancore che provava per i suoi genitori. Poi però arriva un giorno in cui Donato esplode del tutto, in quanto i ragazzi che frequenta lo iniziano al furto ed è in questo modo che Donato inizia a rubare. Il ragazzo nel frattempo raggiunge a fatica la terza media e ben presto realizza una cosa. Per lui i soldi sono diventati una vera e propria ossessione. Dei suoi genitori Donato Bilancia se ne sbatte altamente ormai. Rincasa sempre tardi proprio per dedicarsi alla sua nuova attività, però se ne frega alla grande se i suoi gli le danno di santa ragione. Donato non cambia assolutamente atteggiamento, anzi. Sua madre è solita inseguirlo col battipanni, ma Donato per evitare la cosa si rifugia in camera sua, chiudendo la porta a chiave. Inizia anche a rubare qualche soldo a casa, ma piccole somme in modo che nessuno se ne accorga. E quei soldi li spende o giocando a carte e perdendo, oppure li spende per andare con le donne che fanno il lavoro più antico del mondo. E ci siamo capiti. Arrivano quindi 14 anni per Donato, che vede i suoi genitori come delle persone davvero incapaci. Incapaci di tutto. Incapaci anche di avergli dato quel nome. Gli suona così ridicolo. Donato. Ma Donato a chi? E quindi Bilancia decide che d'ora in avanti si sarebbe fatto chiamare Walter. Decisamente sì. Suona molto meglio. Walter Bilancia. A fatica Bilancia raggiungere la terza media, seguito di due bocciature. Poi si iscrive al liceo nautico, ma dopo un paio di mesi lo abbandona. Donato vuole lavorare. L'uomo cambia parecchi mestieri, fa il meccanico, il barista, il fornaio, il ragazzo delle consegne. All'età di 16 anni, per Donato, fare furti è divenuta letteralmente un'abitudine. E questa attività diventa effettivamente per lui l'unica fonte primaria di guadagno, anche perché non è troppo bravo a tenersi un lavoro. Ma c'è di più. C'è dell'altro, perché Donato Bilancia si rende conto che quel tipo di guadagno è anche la sua unica fonte di soddisfazione nella vita. Donato Bilancia inizialmente era un po' come Arsenio Lupin, il rapinatore gentile, ma i primi guai con la legge iniziano quando Donato ha solo 16 anni. Il ragazzino ruba una macchina, principalmente per ottenere l'autoradio e rivenderla. Viene quindi scoperto e arrestato, però, dato che è ancora minorenne, viene rinchiuso per un periodo estivo in un istituto di rieducazione. E questo non è un bene perdonato, perché in questo istituto viene a contatto con altrettanti giovani delinquenti. E lui, dal canto suo, non può far altro che seguire il suo istinto, che lo porta sempre di più verso il crimine. Passano 2 anni. E Donato Bilancia, a 18 anni, esce dal carcere. Ma di nuovo, un tentativo di furto presso una chiesa con l'arresto del suo complice lo frega. Il complice fa il suo nome e Donato viene arrestato. Anche in questo caso l'esperienza in carcere di Donato non fa nient'altro che ampliare le sue cattive amicizie. E c'è da dire che dopo questo primo arresto serio, Donato continua ad entrare e uscire dal carcere a causa di continui colpi andati a monte, andati male. Riesce addirittura a scontare 2 anni in prigione in Francia. Donato però non era solo interessato al furto, aveva anche un altro viziaccio. Il gioco d'azzardo. Infatti Donato partecipa spesso a bische clandestine. Però ad un certo punto per Donato avviene il salto di qualità. Siamo nel 1984 e Donato, grazie ad un incontro casuale con un ladro decisamente esperto, finalmente impara i trucchi del mestiere. Donato Bilancia fa inevitabilmente un salto di qualità. Inizia a mettere a segno parecchi colpi all'estero che gli fruttano parecchi soldi. Donato spende considerevoli somme con le bische clandestine e il gioco d'azzardo. Ma può permetterselo in un certo senso e ben presto si circonda di persone che fingono letteralmente di essere gli amiche. In realtà tutti lo frequentano per interesse, addirittura una persona dice: basta che gli vai dietro a quello lì, raccogli quello che perdi dalle tasche e tu diventi ricco. Quindi Donato è molto generoso, però successivamente viene colpito da 3 disgrazie. Nel 1987 suo fratello la fa finita, buttandosi sotto un treno. Nel 1990 è su un'auto, non sta guidando lui, ma ha un grave incidente e va in coma per 5 giorni. E per di più, per non farci mancare niente, poco dopo un negozio che aveva preso per iniziare un'attività fallisce. Donato esce da questo periodo distrutto, quindi si butta sui furti, sul gioco d'azzardo e sulle donne che fanno il lavoro più antico del mondo. La sua vita in questo momento si condensa letteralmente solo in queste 3 attività. A volte però a Donato prende lo sconforto e pensa di non aver fatto nulla di buono, neanche dal punto di vista affettivo, ma spesso accantona quel pensiero, non vuole pensarci e si ripete che va tutto bene. E ci crede davvero. Donato ripete che vada tutto bene, lo ripete all'infinito. Fino a quando, a tradirlo, non è proprio lui, il suo migliore amico,
il suo amico più fidato, ovviamente nell'ambiente del gioco, delle bische. L'uomo che tradisce Donato si chiama Maurizio Parenti e Donato dirà che Maurizio è l'ennesimo, ma il più inaspettato. Dovete sapere che Donato Bilancia ha sempre avuto la tendenza a ricompensare i favori ricevuti davvero in modo spropositato. Donato dà 3 in cambio di 1 e chiunque mostra a Donato un po' di simpatia e di considerazione diventa per lui un amico fidato. A tal proposito, analizzando questo aspetto del carattere di Donato Bilancia, ne emerge un'enorme svalutazione di sé, che però poi deve essere in qualche modo ricompensata con enormi gesti di generosità. Bilancia quindi lentamente scopre di aver totalmente sbagliato a valutare parecchi dei suoi amici fidati. A volte Donato scopre di aver valutato male qualche persona dopo giorni, altre volte dopo anni. Però l'uomo, per ogni tradimento, chiude un capitolo. Chiude un capitolo e ne riapre un altro. Peccato che Donato Bilancia le sue amicizie se le compri, perché non riesce proprio a conquistarsele. L'uomo regala e offre la qualunque a chiunque solo con il chiaro desiderio di sentirsi accettato, di uscire dalla sua solitudine. Da quella solitudine che ogni sera, quando Donato arriva a casa, sorge prorompente. Maurizio Parenti per Donato Bilancia è stato l'amico più fidato, quello su cui non aveva mai avuto alcun dubbio. Ma cos'è successo esattamente tra Maurizio e Donato? Ebbene, siamo all'inizio dell'estate del 1997 e Donato Bilancia sta giocando a dadi quando Maurizio lo raggiunge e gli chiede se può accompagnarlo alla bisca in cui lui lavora come buttafuori. Quindi Donato cosa fa? Molla tutto e lo segue. E una volta giunto alla bisca si rende conto che lì si gioca forte, ma soprattutto si vince forte, esattamente come piace a lui. Quindi Donato decide di giocare qualche mano e vince anche parecchi soldi. Però le volte successive in cui torna perde davvero tantissimo denaro. Parliamo di quasi 500 milioni di lire in 4 sedute. Ma all'uomo la cosa non lo preoccupa più di tanto. In quel periodo ha per le mani cifre da capogiro e si parla di svariati miliardi. Ecco perché non ci fa caso. Poi però succede una cosa molto importante nella vita di Bilancia. Donato scopre di essere stato fregato da Maurizio quando origlia una conversazione tra lui e Giorgio Centenaro, il proprietario della casa in cui si svolgeva la bisca. Donato sente Maurizio dire a Giorgio: "Hai visto il modo in cui sono riuscito ad agganciarlo e a portarlo qui, eh? Questo sì che è un vero pollo da sfennare." Per Donato Bilancia quello è davvero un bruttissimo colpo. La prende male, malissimo, torna a casa e piange tutta la notte. E in quel momento Donato non solo si sente un rincoglionito qualunque, ma si sente il più rincoglionito del mondo. E in questo caso Donato ci prova esattamente come tutte le altre volte a cambiare capitolo, a cancellare il tradimento di Maurizio, ma proprio non ci riesce. Quel pensiero lo tormenta di continuo. E per di più Donato poco più avanti incontra casualmente Maurizio Parenti e Giorgio Centenaro, che fanno finta assolutamente di nulla, comportandosi con Donato da amiconi. A questo punto dentro Donato scatta qualcosa. Il desiderio di farli fuori fa capolino nella sua mente e si ferma lì. Si stampa e poco a poco si allarga. Per la prima volta nella sua vita, Donato Bilancia sente il bisogno di reagire. Siamo arrivati ad un punto in cui Donato Bilancia pensa solo a vendicarsi e il 14 ottobre del 1997 Donato Bilancia sceglie di marciare verso una strada, quella strada che gli farà crescere dentro una vera e propria furia omicida. Donato quindi cosa fa? Si appunta il numero di targa della macchina di Giorgio Centenaro. Tramite quella riesce a scoprire il suo indirizzo e lo aspetta sotto casa. È il 16 ottobre del 1997 e sono le 4 del mattino. Donato vede chiaramente Giorgio arrivare a casa, posteggiare la macchina per poi dirigersi verso il suo portone di casa e quindi lo raggiunge di spalle e gli dice come se niente fosse: "Ma ciao, come stai? Adesso entriamo dentro e ce la facciamo io e te una bella partitella." Giorgio è di sasso e segue Donato, che lo conduce verso il suo appartamento. Arrivati dentro l'appartamento di Giorgio, Donato gli ordina di togliersi tutti i vestiti, tranne mutande e canottiera. Donato Bilancia ha una pistola, però sa che usarla non sarebbe una mossa saggia, in quanto l'uomo abita in una mansarda e il rumore dello sparo si sentirebbe per tutto il palazzo. Quindi Donato Bilancia decide di legare Giorgio con del nastro adesivo e poi gli tappa sia il naso che la bocca. Ogni tanto gli permette di respirare, giusto per fargli capire il motivo per cui lo sta togliendo di mezzo. E alla fine Donato lo soffoca, poi si alza e semplicemente se ne va. Dopodiché sulla lista di Donato Bilancia arriva Maurizio Parenti. Come ha già fatto con Giorgio, Donato colpisce di sera. È il 24 ottobre e Donato aspetta la vittima sotto casa sua prima di attuare il suo piano. Infatti Donato finge di passare di lì con la macchina. Vede Maurizio e quindi totalmente a caso
Apposta, si ferma e gli dice: Maurizio ha delle cose da farti vedere, degli orologi se ti può interessare. Donato sa di aver colpito su un punto debole di Maurizio Parenti, perché è un collezionista. Maurizio quindi invita immediatamente Donato a seguirlo in casa sua. Quindi Donato cosa fa? Parcheggia la sua auto e stringe in mano un sacchetto, all'interno del quale, al posto degli orologi, ci sono guanti e nastro adesivo. Appena Maurizio invita Donato in casa ed entrano nel portone, Donato estrae la pistola e imbavaglia Maurizio. Lo conduce quindi dentro il suo appartamento, in cucina, e lo lega ad una sedia. Poi si fa dire dove tiene i soldi. C'è un fatto però. Maurizio mica era single, anzi, era sposato. E sua moglie, Carla Scotto, quando si sveglia si accorge di ciò che sta accadendo. Prova a reagire, però anche lei viene immobilizzata totalmente da Donato Bilancia. Bilancia quindi si appropria del contenuto della cassaforte. Prende 13 milioni e mezzo di lire, una scatola piena di orologi, e degli assegni, ma solo per sviare le future indagini, infatti butterà tutto, tranne i contanti ovviamente. Maurizio Parenti e Carla Scotto, immobilizzati in cucina, sperano che col furto di Bilancia finisca tutto. Sperano che Donato abbia solo bisogno di soldi. Peccato che poi, però, Donato prenda Maurizio e Carla e si diriga con loro in camera da letto. Li fa sedere sul letto e poi Donato inizia a parlare. Inizia a spiegare il motivo per cui stava facendo quel gesto. Non per il denaro, ma per vendetta. Perché Maurizio, il suo amico, l'aveva tradito. Maurizio Parenti intanto è legato al letto e sa di non avere scampo. Quindi, come ultimo gesto, poggia la testa sulla pancia di sua moglie. Donato Bilancia quindi li copre con un copriletto. Poi fa fuoco, freddandoli entrambi. Prende poi la sua borsa, tutta la sua mercanzia, la roba che ha rubato, e se ne va, come se nulla fosse. Donato ha effettivamente ottenuto vendetta, però si crea un problema in questo caso. Perché una volta provata quell'esperienza, Donato non riesce più a fermarsi. L'uomo in questo caso ha preso coscienza del fatto che la violenza è parte integrante della sua personalità. In quel momento viene fuori con tutta la sua forza e prevarica ogni freno razionale. Infatti Bilancia dirà ad uno psichiatra che lo seguirà in futuro: penso che in me ci siano due personalità, B1 e B2. Fino al giorno del mio sanguinoso crimine, fortunatamente B1 è riuscito a controllare, anche se solo parzialmente, B2, che è quello più trasgressivo. Ma nei mesi in cui ho commesso quegli atti, B2 stava decisamente dominando su B1. Arriviamo quindi al 27 ottobre del 1997, quando Donato Bilancia si spaccia per postino e citofona ad una casa dicendo di avere una raccomandata da far firmare. Donato quindi arriva alla porta e viene letteralmente invitato ad entrare in casa. Le persone che vivono in quella casa sono una coppia di orefici in pensione, ossia Bruno Solari e Maria Luigia Pitto. Donato quindi entra in casa, si guarda attorno e poi dice con tutta calma: abbiate pazienza, guarda Maria, guarda Bruno, e poi dice: ma questa è una rapina. Maria Luigia Pitto si mette immediatamente ad urlare e poi prova direttamente a colpire Bilancia, ma lui fa fuoco e la fredda all'istante. Donato fredda anche il marito, Bruno, e poi se ne va senza toccare niente, non rapina la casa. Donato Bilancia ormai ha raggiunto un nuovo livello e prova piacere anche semplicemente nel freddare le sue vittime. Donato quindi se ne va dalla casa dei due orefici in pensione e mentre esce incrocia anche una ragazza. Donato ha il sangue freddo e la noncuranza di fischiettare proprio per non destare alcun sospetto. Quello che accade pochi giorni dopo, a mio parere, rappresenta la prova lampante che Donato Bilancia non ha più considerazione della vita altrui, non gliene frega niente. Siamo al 13 novembre del 1997 e Bilancia ha perso 70 milioni di lire al tavolo da gioco. Non avendo abbastanza denaro, Donato deruba il cambiavalute Luciano Marra. Decide di osservarlo per alcune sere, ne studia i movimenti. L'uomo vive in una casa blindata, ma Donato si rende conto che Luciano Marra, la sera, quando va a buttare l'immondizia, lascia la porta blindata aperta. Donato quindi riesce a introdursi a casa di Luciano, approfittandosi del momento in cui l'uomo esce per gettare la spazzatura. Gli sottrae 45 milioni di lire, poi lo fredda, per evitare che possa testimoniare contro di lui, ovviamente. Così Donato, con quelle 45 milioni di lire, si allontana da casa di Luciano come se nulla fosse successo. A questo punto, ragazze e ragazze, siamo arrivati a quota 6 vittime. 3 vittime Donato le ha freddate per vendetta, altre 3 vittime Donato le ha freddate per soldi. Da questo momento però qualcosa cambia, perché per Donato Bilancia freddare qualcuno, far fuori qualcuno, diventa praticamente un bisogno, non può farne a meno. E quindi
Ecco la sua lunga sfilza di crimini. Siamo al 25 gennaio del 1998. Donato decide che vuole uscire perché vuole cercare un nuovo bersaglio, magari nelle forze dell'ordine. E i suoi occhi si posano su Gian Giorgio Canu, un metronotte, ossia un guardiano notturno. Donato, come al solito, lo segue per un paio di sere per capire le sue abitudini, i suoi spostamenti, e poi lo va a aspettare giusto all'interno del portone della palazzina che Gian Giorgio Canu sorveglia. Donato lo vede uscire dall'ascensore. Quindi dal portone, gli mette un giubbotto in testa e lo fretta, gli ruba il portafoglio, poi però ci ripensa, preferisce liberarsene e buttarlo. 9 marzo del 1998. È passato poco più di un mese dall'ultima volta in cui Donato ha colpito. L'uomo si reca a Cogoleto a trovare suo padre e dopo esserlo passato a trovare, sulla via del ritorno, Donato bilancia, carica una ragazza, Stella Truia. Donato va a Varazze, in provincia di Savona, e ovviamente fa cose bricconcelle con lei. Una volta terminato di far cose bricconcelle con Stella, Donato la invita a seguirlo e vanno insieme su uno scoglio abbastanza grande. Lui le dice di guardare il mare e quindi Stella gli dà le spalle. Poi le mette un asciugamano sulla testa, ma le dice di stare calma. Vuole solo evitare che lei veda la targa della sua macchina. Poi la fredda. Raccoglie l'asciugamano, raggiunge l'auto e se ne va. La corsa di Donato Bilancia inizia a farsi più sennata e nel giro di 2 mesi fa fuori altre 9 persone. 18 marzo 1998, siamo a Pietra Ligure e Donato Bilancia, dopo aver fatto cosacce con Ludmilla Zubskova, una ragazza ucraina di 23 anni, la fredda. Arriviamo al 20 marzo. Siamo a Genova. In questo caso la vittima di Donato Bilancia è nuovamente un cambiavalute, ossia Enzo Gorni. Donato, come al solito, lo osserva e aspetta che l'uomo esca per pulire la vetrina del suo negozio. Quindi Donato riesce ad entrare nel negozio senza farsi notare e si nasconde. Quando Enzo torna nel negozio, si ritrova Donato Bilancia che gli punta una pistola addosso. Quindi prova anche lui a recuperare una pistola che stava lì vicino, su una mensola. Ma non fa in tempo. Bilancia, dopo averlo freddato, scappa con 20 milioni di lire e 20.000 franchi francesi. 24 marzo, siamo sempre a Novi Ligure. È la notte tra lunedì e martedì, e più esattamente ci troviamo sulla Barbellotta, che sta nella periferia di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Ha nevicato da poco, e in quella notte fa davvero molto freddo. Donato Bilancia prova a colpire ancora. Però, questa volta, qualcosa va storto. Siamo sulla Barbellotta, quindi, e lì passeggia Lorena, una donna che ovviamente fa il lavoro più antico del mondo, ha 23 anni e sono ormai anni che ha lasciato il suo villaggio in Venezuela. Lorena è lì, sulla strada, al freddo, che aspetta e a questo punto si apposta una Mercedes scura. Il finestrino si abbassa e un uomo le dice: "Ti porto a casa con me e ti do 1 milione". L'uomo che parla ha una voce molto roca, profonda, da gran fumatore. Lorena neanche ci pensa troppo, annuisce e sale in macchina. Sale in macchina con Donato Bilancia. Bilancia e Lorena fanno poche centinaia di metri in macchina e poi imboccano un viale alberato, avvicinandosi ad una villa. Villa Minerva si chiama. Donato Bilancia mente e dice a Lorena che è sua. Quindi apre il cancello con un comando, fa un giro dello spiazzo e poi accosta la macchina, proprio di fianco a un albero. Lorena ci mette poco a capirlo. È bloccata, è in trappola. Se volesse scappare dall'auto, non potrebbe, perché davanti alla sua portiera c'è un dannato ed enorme albero. A questo punto Bilancia le dice: "Guarda che è inutile che ti guardi attorno. Qui non c'è nessuno e non ti sente nessuno". Lorena quindi è in trappola e convinta di essere spacciata. Ma d'improvviso due fari fendono la notte. Due panda si stanno proprio avvicinando alla Mercedes di Donato Bilancia. Dentro le due panda ci sono 2 metronotte, che escono immediatamente dalla macchina e urlano: "Chi va là? Non ci potete stare qui, questa è proprietà privata". Donato Bilancia quindi scende dalla macchina, si avvicina ai metronotte, spiega che ha trovato il cancello aperto e che quindi si è appartato un attimo. Ma Lorena dalla macchina urla ai 2 metronotti: "Attenti, questo è un matto". A questo punto Massimiliano, uno dei 2 metronotti, dice a Candido, il suo collega: "Chiama la centrale". Ma non fa neanche in tempo a finire la frase. Candido Randò e Massimiliano Gualillo, i 2 metronotte, vengono freddati da Donato Bilancia. Però resta Lorena. Lorena, che non è rimasta in macchina, è fuggita dalla macchina e si è nascosta dietro dei cespugli. Donato fa in fretta a trovarla, le punta la pistola e spara 2 colpi. Uno dei 2 colpi va a segno, colpisce Lorena al ventre. Ma Lorena ha uno slancio d'ira. Si avventa su Donato Bilancia e c'è una colluttazione. Partono altri colpi. Uno, due, tre. E poi la pistola inizia a sparare a vuoto. È scarica. Donato Bilancia quindi è costretto a zompare sulla sua Mercedes e a fuggire più in fretta che può. Ed è da questo tentato attacco che viene reso noto il primo identikit del fuore di melone che sta terrorizzando la Liguria. Arriviamo al giorno dopo. È il 25 marzo del 1998. Lorena si trova in un ospedale a Genova
e sta descrivendo l'uomo che l'ha aggredita la sera prima. Ed è in questo modo che esce il primo identikit di Donato Bilancia. Questo però non ferma Donato Bilancia, perché il 29 marzo, a Cogoleto, carica in auto Tessie Edgshore, una donna di 27 anni. Ovviamente succedono sempre le stesse cose, i due si appartano e quando la donna si rende conto che Bilancia le sta puntando un'arma addosso, prova a difendersi con tutte le sue forze, lo colpisce, addirittura gli morde la mascella. Ma niente, Donato Bilancia vince, e la fredda. Passano pochi giorni, Donato Bilancia sta sfogliando un giornale e legge su questo giornale un'inserzione che parla di massaggi. Ma è ovvio che non si tratta di massaggi, ma di cose bricconcelle. Quindi telefona al numero scritto nell'inserzione e va all'indirizzo indicato con l'intento di freddare qualcuno. Bilancia, come al solito, si apposta due volte. Una per controllare il campo e la seconda per l'esecuzione. A questo punto cambiamo scenario. Siamo in una casa di periferia di Sanremo. Eloisa, la donna dell'inserzione, aspetta Donato Bilancia in una stanzetta. Luisa vive con sua zia, che sa benissimo quale sia la sua occupazione, però in quel pomeriggio Luisa è a casa da sola, sua zia non c'è. Donato Bilancia quindi arriva alla sua porta, suona, e quando Luisa gli apre si trova dinanzi quella che a lei appare come una persona elegante, gradevole, fin gentile. Quindi Luisa dice a Donato di accomodarsi, gli volta le spalle per preparare il letto e quando si rigira si rende conto che Donato è lì, la pizza negli occhi. Però Luisa riesce solo a notare una pistola che le sta puntando la faccia. Donato quindi le dice: non urlare o ti freddo all'istante. Luisa quindi si guarda intorno, quasi come a cercare un appiglio, qualcosa da dire. Butta l'occhio sul comodino e vede la foto di suo nipote, un bambino. Quindi Luisa afferra quella foto in uno slancio e dice a Donato di risparmiarla perché quel bambino è suo figlio e ha solo 2 anni. Luisa dice a Donato: il papà ci ha già abbandonati, il bambino non può vivere senza la mamma. Bilancia a quel punto in futuro ammetterà che Luisa ha avuto la fortuna di potergli parlare per un secondo. Dice, parole sue: si è messa a piangere e lei ha ucciso me, non ce l'ha fatta. Questa è salva perché mi ha parlato del bambino. È matematico. La storia del bambino ferma quindi Donato, che scappa, lasciando Luisa Ciminelli viva, una testimone fondamentale. Arriva poi il 12 aprile del 1998 e Donato Bilancia cambia scenario. Sale sull'Intercity 631. Quell'Intercity nasce a La Spezia e, come si dice, muore a Venezia. Elisabetta Zuppetti è un'instancabile infermiera di 30 anni. È felice, ha una bella vita, innamorata di suo marito e ha una bambina stupenda di 3 anni. Come vi ho già preannunciato, è il 12 aprile, una domenica. Ma non è una domenica qualunque, è la domenica di Pasqua. E purtroppo Elisabetta Zuppetti si trova proprio sull'Intercity 631. Nel frattempo però il tempo passa e c'è il controllore, ossia Roberto, che gironzola per il treno. È una giornata fiacca, i passeggeri sono pochissimi, d'altronde è Pasqua. Chi diavolo mai si metterebbe in viaggio a Pasqua? Roberto, quindi, il controllore, arriva fino alla fine delle carrozze. Guarda nello scompartimento numero 7 e nota una giacca, una borsa ed un borsone incustodito. Roberto quindi sceglie di rimanere lì per qualche minuto, ma niente, non arriva nessuno. Di conseguenza Roberto chiama un suo collega, anche lui un controllore, e gli comunica che nella cabina dello scompartimento 7 c'è il bagno occupato da un bel po' di tempo e per di più ci sono dei bagagli di una donna incustoditi. Roberto si ricorda chiaramente di quella donna perché era una dei pochi passeggeri di quel treno. E quindi Roberto pensa: e se quella donna, la donna dei bagagli, si è sentita male in bagno? Di conseguenza Roberto e il suo collega si dirigono alla toilette, chiamano e bussano più volte, ma nessuno risponde. A questo punto uno dei due controllori, Roberto, estrae la chiave di riserva della cabina e apre il bagno. E purtroppo, a terra, c'è una donna. È senza vita. Accanto a lei ci sono una giacca e un maglione. Sono forati. E quella è proprio Elisabetta Zuppetti. Ed in effetti è così. Bilancia ha colpito. Il rituale oramai è consolidato. Usa una chiave falsa per aprire la porta del bagno, in cui ha visto dirigersi Elisabetta, e mette una giacca in testa, un maglione, e poi fa fuoco. Donato quindi le prende il biglietto, in quanto lui non ne ha uno, e rimane per 20 minuti in bagno con Elisabetta lì, senza vita, fino a quando il pendolino non si ferma a Voghera. Donato quindi scende dal treno e ne aspetta un altro per tornare verso Genova. Nel frattempo questo fatto mette totalmente in allarme l'opinione pubblica. Già era in allarme, ovviamente. Ma in questo caso c'è preoccupazione perché è chiaro, la vittima è stata scelta a caso e al di fuori di qualsiasi schema osservato dalla polizia. Prima c'erano solo le donne che facevano il mestiere più antico del mondo, i cambiavalute e i metronotte. Ma Elisabetta Zuppetti era una donna comune. E quindi la domanda che sorge è:
chi potrebbe essere la prossima vittima? Però, finalmente, la storia fa notizia e finisce in prima pagina su tutti quanti i giornali. E nel frattempo, il 14 aprile, Donato Bilancia torna alle sue vecchie abitudini. Siamo a Pietra Ligure e Donato, dopo aver fatto cosine sporcaccine, commenta Vaibona, una 22enne, la fredda. È con questo fatto che l'opinione pubblica un minimo si placa. Questo perché pare che il fuori di melone sia tornato a colpire solo determinate categorie di persone. Insomma, quello avvenuto il 12 aprile è stato solo uno sporadico episodio. Questa timida speranza, però, vive per appena una settimana. Perché il 18 aprile Maria Angela Rubino viene freddata sul treno Genova-Ventimiglia. Donato in quel giorno è uscito dal casino di Sanremo, dove ha perso alcuni milioni di lire. E quindi si limita a prendere un semplice treno per tornare a casa. Ed è proprio su quel treno che Donato Bilancia segue la domestica Maria Angela Rubino, una donna di 29 anni, mentre entra in bagno. Come al solito si riesce a intrufolare anche lui in bagno con una chiave falsa, la fa inginocchiare, le copre la testa e come al solito fa fuoco. In questo caso però Donato Bilancia commette un'azione che poi successivamente lo incastrerà. Fa un gesto orribile. Ossia, si tocca, lasciando il suo DNA sul corpo di Mariangela. E questa è la prima volta che succede. Donato non ha mai fatto una cosa prima d'ora. Ma in ogni caso, scende a Brodighera e prende un taxi per tornare a Sanremo, dove ha lasciato la sua macchina. Arriviamo al 20 aprile, siamo ad Arma di Taggia, in provincia di Imperia. Donato, dopo una cena non pagata, imbocca l'autostrada in direzione Genova. E poi si ferma a fare rifornimento. Al benzinaio dice che al momento con sé non ha i soldi, ma promette che glieli avrebbe portati il giorno dopo. Quel benzinaio si chiama Giuseppe Mileto e non è assolutamente d'accordo che un cliente faccia rifornimento senza pagare. Donato giura che sarebbe tornato il giorno dopo per dargli i suoi soldi, ma Giuseppe non ci crede, insiste per essere pagato. A questo punto Donato Bilancia scatta, lo minaccia con la pistola e si fa direttamente consegnare tutto l'incasso della giornata. Nel frattempo però arriva un'altra auto e Giuseppe deve servire quel cliente. Però fa un grave errore. Giuseppe cerca di spiegare al cliente cosa stia succedendo e quindi Bilancia se ne rende conto. Si allontana con la macchina, si gira e fa fuoco. Poi si cambia d'abito, va al ristorante per saldare il conto e entro le 11 di sera è al casino di Sanremo. Giuseppe di fatto è l'ultima vittima di Donato Bilancia. Anche se c'è da dirlo, in tutto quel tempo, l'impressionante quantità di crimini compiuti in modo così tanto ravvicinato allarma chiaramente tutta la popolazione genovese. E molte persone che conoscono Bilancia iniziano a sospettare di lui, anche grazie all'identikit che è stato messo in giro dopo la testimonianza di Lorena. Ma soprattutto c'è un'altra cosa che incastra Donato, la sua macchina. Infatti, l'uomo che gli ha venduto la Mercedes nera, Pino Monello, un suo conoscente, non ha formalizzato con Bilancia il passaggio di proprietà della macchina. E quindi tutte le multe continuavano ad arrivare al vecchio proprietario. Ed il vecchio proprietario, ossia Pino Monello, si rende conto che molte contravvenzioni sono state prese nei pressi dei posti dove sono avvenute le varie tragedie. I carabinieri quindi finalmente hanno un nome su cui indagare. Si fa chiamare Walter Bilancia, ma il suo vero nome è Donato Bilancia. Quindi gli inquirenti iniziano a seguire Bilancia, a tenerlo d'occhio, ad ascoltare le sue conversazioni. Arriva un giorno in cui gli inquirenti seguono Donato Bilancia in borghese in un bar. Lo vedono che beve un caffè, fuma un paio di sigarette, poi saluta tutti e se ne va. Gli inquirenti prelevano il DNA dalle sigarette fumate da Donato e lo confrontano col ricordino che Donato ha lasciato sul treno quando ha passato del tempo con la sua mano e con Mariangela Rubino, oramai senza vita. Quella è stata la sua penultima vittima. Il DNA combacia e per Donato Bilancia questo significa fine dei giochi. Il 6 maggio del 1998 due carabinieri arrestano Donato Bilancia a Genova e non solo confessa immediatamente i suoi crimini, ma svela anche i crimini che aveva compiuto ma di cui non era sospettato. Donato spiega tutto, spiega che la molla che l'ha fatto diventare un fuori di melone è il tradimento del suo migliore amico, Maurizio Parenti. Donato alla polizia dice: quando nella bisca ho sentito Maurizio dire «Oh, hai sentito chi sono riuscito ad agganciare?» ridacchiando, nella mia testa è esploso un macello ed ho pensato ad un'unica e sola cosa. Questi due io li devo freddare. Donato quindi continua a parlare con gli inquirenti e dice: «Sono sempre stato un lupo solitario, non mi sono mai iscritto a niente, ma credevo nell'amicizia. Con quella frase pronunciata da Maurizio mi sono sentito pugnalato alla schiena, per l'ennesima volta, da uno che si definiva un mio amico». Aggiunge Donato: «Mi spiace solo per Carla, sua moglie, non meritava quella fine». Mentre Donato dice che Giorgio Centenaro è sempre stato un viscido e lui da tale lo trattava. Donato spiega che questa situazione ha scatenato in lui un'incredibile violenza. E poi aggiunge agli inquirenti: «E sapete perché vi dico questo? Perché ho vissuto tranquillamente per 47 anni, senza fare niente. Certo, non ero un santo,
ma non facevo cose del genere. Più continua questo interrogatorio con gli inquirenti, più la cosa diventa abbastanza inquietantella, perché Donato piega anche lucidamente i suoi piani futuri. In caso non fosse stato preso, avrebbe lasciato stare un pochettino Genova, perché la descrive come una città un po' scossa. E poi sarebbe stato il turno dei conduttori delle bische. Bilancia sostiene di non aver paura della morte. Era solo per vigliaccheria se non era riuscito a freddarsi. Ed ora che è dietro le sbarre, in prigione, quest'idea lo tormenta. Arriva quindi il 13 maggio 1999 e il primo processo a carico di Donato Bilancia inizia. Donato non si fa vedere in aula, preferisce stare lontano ormai dai riflettori. Quindi in quell'aula ci sono solo avvocati, difensori e PM a dividersi la scena, accompagnati ovviamente da periti presenti per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e di volere. I psichiatri dell'accusa sono chiari: esiste un disturbo del comportamento in Donato, ma esso non ha assolutamente inciso sulla capacità di comprendere la realtà delle azioni che stava compiendo. I componenti della difesa invece sono di diverso parere, ovviamente. Puntano il dito verso l'infanzia difficile di Donato, sulla perdita del suo caro fratello, e poi c'è quell'incidente. Quell'incidente che l'ha fatto stare in coma per ben 5 giorni. Tutto questo ha decisamente minato l'integrità fisica e morale di Donato Bilancia. Inoltre viene detto che la capacità di intendere di Bilancia è gravemente compromessa, ma non la capacità di volere. Alla fine, Donato Bilancia viene dichiarato colpevole e pienamente capace di intendere e di volere. La Corte d'Assise, in una lunga sentenza, quindi, dichiara Bilancia colpevole e lo condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per i primi 3 anni. Se il processo d'appello, che è quello dinanzi alla Corte di Cassazione, si svolgono in tempi davvero rapidi ed entrambe confermano le condanne di primo grado. Attualmente Donato Bilancia è detenuto in un carcere a Padova, e proprio durante l'incarcerazione inizierà una serie di incontri con uno psichiatra di nome Vittorio Andreoli. Bilancia con lui si apre, racconta tutto se stesso, partendo dall'infanzia. Parla dei crimini, si apre del tutto, perché Donato Bilancia è consapevole che dentro di lui c'è qualcosa che non va. Quindi vuole arrivare anche lui a capire cosa non funzioni, perché è arrivato a far fuori delle persone? Quello si è presentato esattamente come un bisogno. Dalle conversazioni libere tra Donato e Vittorio emergono tantissimi elementi di importanza psichiatrica, partendo dall'infanzia difficile di Donato Bilancia, le continue violenze psicologiche subite da sua madre e da suo padre. E poi c'è il senso di inferiorità che colpisce Bilancia. E questo senso di inferiorità Donato lo prova da sempre nei confronti di tutti. Poi c'è il fallimento della sua vita sociale e l'enorme malessere dato dal fatto di essere poco dotato. Quel che ne viene fuori è questo: Bilancia è un masochista, non ha fiducia in se stesso e il freddare qualcuno per lui si traduce in un continuo togliersi la vita. Ecco perché Donato parla in continuazione di farla finita. Continua a ripetere che la soluzione di tutto sia la sua morte. Dall'altro lato, però, appare una specie di tentativo di mostrarsi migliore, un po' per compensare il suo nulla interiore. E infine, c'è il senso dell'onore. Bilancia teneva fedeltà ai suoi impegni, che lo spingevano a commettere grossi reati pur di non mancare alla promessa data. Perdonato, i tradimenti sono ancora più dolorosi. Per certi versi, in questo caso, anche lui è stato una vittima. E molte persone si sono prese gioco di lui nonostante la sua lealtà in determinati ambienti. C'è solo un'ultima domanda da porsi. Bilancia è tuttora in vita. Però continua a ripetersi: che senso ha tenermi in vita? Questa, ragazzi, è la storia di Donato Bilancia. Io la trovo davvero molto molto interessante e spero che sia piaciuta anche a voi. Come al solito, se vi va, lasciate pure un commento qua sotto per dirmi cosa ne pensate di questo fuori di melone. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.